adesso. Oggi è davvero una puntata tutta dedicata alla cultura nel senso più ampio del termine. Siamo partiti dai libri, siamo passati al teatro e ora passiamo alla musica. Buongiorno, loro sono gli Italian Dire Straits. Brivido, perché Dire Straits vive tanto di cappello in chino. Vi ho sentiti tra l'altro qua e là tra i vari video su YouTube, sul vostro sito, e siete davvero bravi, per cui grazie, complimenti grazie, davvero. Grazie. Poi ve li facciamo sentire così ci dite la vostra e ci dite cosa ne pensate. Ve li presento, allora, io qui in ordine poi vi alzate la mano. Massimiliano Lisa, sono io, che è voce e chitarra ritmica, poi c'è Alberto Vai, io, che è batteria. Poi Gianluca Labò, eccomi qua, tastiere e cori, e Gianni Penzo, sassofono, bello il sassofono, mi garba molto. Bravi, mi piace questa idea. Ne mancano due che salutiamo da qua, vai. Ne mancano due che sono Marco Casaletta al basso e il nostro grande chitarrista Alfredo Del Monaco. Perfetto, e così li salutiamo da qua a distanza. L'idea di fare quello che poi avete creato, com'è nata? E a chi è partita l'idea dei Dire Straits? L'idea è venuta a me, era il dicembre del 2008, quindi poco più di 2 anni fa. Sì. E dopo anni di tentativi di ricerca di qualcosa di musicale, di interessante, ho cercato una tonalità della voce che fosse vicina alla mia. Giusto, quindi sono partito da questo, sono partito dalla tonalità di voce, ho trovato Mark Knopfler che è simile alla mia tonalità di voce, ma soprattutto anche un gruppo che non ci fosse nella zona di Milano, sì, perché per esempio a me piacciono molto i Pink Floyd, ma però se facessimo tributo ai Pink Floyd ci sono già altri 20 tributi, mentre invece sui Dire Straits assolutamente c'era mancanza e richiesta di mercato. E poi la cosa è nata con un'inserzione sul Mercatino Musicale, che è un sito molto interessante. È vero. E nel giro di pochissimo abbiamo fatto una prima prova in dicembre, a cui ha partecipato Gianluca, è stato il primo reclutato, e poi una serie di altre persone che poi invece non si sono rivelate adatte. Come spesso capita, bisogna prima rodarsi e capire. Esatto. È stato solo nel marzo successivo che abbiamo trovato Alfredo Del Monaco, che ovviamente la chitarra per i Dire Straits è essenziale, notevole. Quindi se manca il grande chitarrista non si possono fare i Dire Straits. E quindi in quel momento c'è stata una grande svolta, e poi nel tempo si è aggiunto Alberto Vai, che è entrato in giugno, e Marco Casaletta successivamente dopo un po' di mesi. Insomma, diciamo che il primo concerto risale 2 anni fa, perché era marzo di 2 anni fa esatti, e questa formazione ha 1 anno e mezzo solamente. Beh, però caspita, 1 anno e mezzo, ma siete già belli rodati, mi sembra di capire, già belli affiatati. Abbastanza, giusto? L'amore per i Dire Straits è venuto da sé o comunque vi piacevano? Io li ho sempre ascoltati, sono cresciuto anche con Dire Straits. A pane Dire Straits? Sì, fino dal 78, 79, 80. Che siamo molto vecchi noi. Ragazzi, di solito vedete diciottenni. Esatto. Vabbè, noi poco più, ma qualche mese in più. Appunto, ma dai. No, poi davvero mi piace tanto l'idea di avere un progetto comune molto bello che si sente e portarlo avanti con tutta la grinta, con tutta la passione che uno ci può mettere, perché è la cosa più bella. Allora, il discorso di fare i Dire Straits, dicevate che intercettava delle richieste, nel senso che non c'era ancora una... Intercettava una precisa richiesta di mercato, se vogliamo essere analitici. Dettagliati, è vero. Analitici. E poi soprattutto anche rispondeva al fatto che i gruppi che ci sono, la concorrenza, aveva già delle possibilità per essere sbaragliate, diciamo. E quindi se non vogliamo essere troppo modesti, noi facciamo dei comparison con tutti i gruppi, e noi ci compariamo con quelli soprattutto tedeschi, ci sono due gruppi tedeschi molto forti, però il risultato globale che abbiamo noi, a detta nostra ma anche a detta dei locali dove suoniamo, è superiore, tant'è che non suoniamo solo in Italia, ma per esempio suoniamo in Germania, suoniamo in Olanda. Che bello! Suoniamo negli stessi locali, e in alcuni locali abbiamo soppiantato le band tedesche, che sono un po'... Ma povere band tedesche, che sono un però, po' non siete così i leader europei. Per la sfida italiana. Vabbè, dai. Bello però diventare un riferimento a livello europeo. E quindi non lo diciamo noi, ma diversi locali dove suoniamo dicono che noi siamo il miglior tributo europeo. Che dire, facciamo così, allora so che ci sono delle fotografie, musica, ce le ascoltiamo, che dite? C'è della musica, dai, con fotografie, quindi esatto, ce le possiamo ascoltare stando zitti. La prima, sì. Sì, il primo pezzo ha le fotografie con della musica, e poi invece c'è un e pezzo. E sono loro, quelli che sentirete, quelli che sentirete ci cantare. Ci devo dire una cosa importante però, che dal vivo tutti ci dicono che rendiamo molto di più. Ma quello capita spesso, quindi, è vero, perché dal vivo anche tra l'altro le quindi magari che il pubblico vedrà questi video e dirà però ma non sono magari così granché, invece dal vivo ci dicono tutti. Beh, noi iniziamo a guardarli, poi eventualmente l'invito è venirvi a vedere live, che è sempre la cosa più bella. Assolutamente sì. Guardiamoli.
It's a mystery to me. The king commences. The usual fee. Plus expenses. Confidential information. It's an eternity. It's my investigation. It's a public inquiry. Checking out the rivers, digging out the dirt, get to meet all sorts in this line of work. Treasury and treason, sort an excuse for it. I wanna find the reason, I still can get used to it. Satellites, lands in the winters, and the pain behind the eyes. Continueremo a guardarvi a oltranza, poi abbiamo anche altro, insomma, bello perché almeno dà un'idea di quello che fate. Non è vero che non rendi, questo era un live, è una registrazione live, molto bello. Ne approfittiamo per salutare Blues House, che sono i nostri referenti per le band, sappiamo che sono molto bravi, danno tanto spazio davvero ai giovani, quindi ben venga l'idea di poter suonare live. Ovviamente nel vostro caso sarà forse anche più semplice riuscire a suonare live, quindi Dire Straits, no? In che senso? Caspita, se tu mi chiami e mi dici vengo a suonare i Dire Straits, ti dico sì, vieni. No, infatti, questo può essere un buon vantaggio. Proprio per questo dite, insomma, anche tante date a livello. Tant'è che a Milano, oltre alla Blues House, dove suoniamo spesso, suoniamo 5 volte all'anno, suoniamo anche al Blue Note, che è un locale dove di solito invece i tributi non vanno, vanno artisti internazionali. Siamo tra i 3 tributi che loro fanno all'anno. Abbiamo già fatto 2 date, ne faremo una terza a fine maggio.
è un bel impatto su Blue Note. Di solito noi lo riusciamo anche a fare tutto esaurito, quindi è un'emozione forte. Altro che immagino. Tra l'altro vedevo che hai lì un bigliettino con tutte le vostre date, perché sono tantissime. Noi diamo come riferimento comunque il vostro sito, perché uno va lì, trova tutto quanto, che è www.italiandariastraits.com. E poi, giusto per avere qualcuna delle prossime date, nel caso ci fossero degli appassionati, suoneremo in Germania e in Belgio, evito di dirlo. Questa la vedo dura. Saremo il 16 di aprile al Corner House Rock a Torino. Sì. E il 23 di aprile al Rock on the Road a Desio, che questo è a portata di mano. Accessibile. Poi saremo il 6 maggio al Carlitos Way a Retorbido in provincia di Pavia. Sì, anche questo. Poi dai. Dopo abbiamo Roma, che credo non sia coperta. E poi dovremo avere Blue Note il 28 di maggio a Milano. Beh, tante davvero le date. A Francavilla Viso in provincia di Alessandria l'8 di luglio. E poi a Varese il 24 di luglio, questo sarà un concerto all'aperto sulla spiaggia di Laveno. Reno di Leggiuno, il 24 di luglio. Ma ce n'è per tutti. E poi ancora. Però voi seguiteli, come vedete le date non mancano sicuramente. Ma voi siete tutte persone che desidererebbero vivere di musica, magari ce la fanno anche? Io spero sempre, io sì, ce la faccio, no? No, no, ognuno di noi ha la sua attività, chiaramente è un po' difficile vivere di musica, diciamo che comunque resta una grande passione, perché se non ci fosse passione, insomma, sarebbe difficile fare una roba del genere. E tra l'altro immagino dedichiate anche parecchio tempo a questa passione, perché insomma, non è che uno si improvvisa, pronti via e si va, avete anche tante date. Diventa anche difficile a volte conciliare il lavoro con il tempo che devi dedicare alla tua passione. Però lo fai volentieri, perché finché ci divertiamo siamo qua. È vero. E noi ci stiamo divertendo molto. Quindi da qui a guardare avanti, Italia Straits a go go. Non abbiamo limiti. No, per i prossimi, direi 10 anni, siamo coperti a fare sempre di più. Peraltro non stancano mai, secondo me. Cioè, mi viene da pensare, una cover band, la prima cosa che penso è, ma non si stancheranno a un certo punto? Noi che suoniamo o il pubblico? Voi? No, il pubblico magari è sempre nuovo, insomma, vengono. Certo. Voi che lo suonate? No, perché abbiamo sia da fare pezzi comunque nuovi che ancora non, sia da affinare quelli che già facciamo, perché il lavoro in realtà non finisce mai, si possono sempre migliorare. E poi effettivamente ogni esecuzione live ogni volta è un'emozione diversa, quindi ogni assolutamente live è una storia a sé. Esatto. È vero, anche secondo me il live emozioni è nuove. Molto bello. È quello cambiano, che ti dà... cambiano i palchi, cambiano le dimensioni, cambiano i luoghi, cambia il tipo di pubblico. Sì, magari sì, suoniamo a Salerno piuttosto che a Roma. E sempre cambiano i problemi anche. O i problemi quando ci sono. Ecco, mi piace questo sottolineare. Sì, ci sono anche quelli. Dire Straits però mi piace perché immagino comprendano un pubblico molto ampio, anche come fascia d'età. Sì, la fascia d'età che ci segue, almeno da dati di Facebook, abbiamo circa 5.000 fan e di più, è quella dai 35 ai 45. Sì, e poi si spazia ovunque, si parte dai 20 fino ai 60. Però la fascia è più o meno la nostra età, perché noi siamo sui 40 anni. Lo so, è bello, bello. Vanno scoperti da tutti, tra l'altro. Invito io anche i giovanissimi assolutamente ad ascoltarli, perché sono dei grandi. A proposito delle vostre video fotografie, allora, spiegatemi bene, c'è ancora un'altra parte che potremmo sentire e vedere. C'è Tanner Love, che è il secondo video che ho dato. Secondo video, ragazzi, regia pronti? No, ci dicono dopo. No, guardate le risposte che danno dalla regia, sono favolose. No, punto. No, molto bene. Vogliono fare l'altro DVD? Se fanno l'altro DVD possono fare Salt and Swing, che è il primo. Allora, se fate l'altro DVD, Salt and Swing, che è il primo. Viva il mio inglese. Però in realtà Turn of Love è un audio migliore, però come vogliono loro. A vostra scelta, ragazzi. O magari facciamo vedere tu due un pezzettino. A vostra scelta. Fateci sapere quando siete pronti e io lo lancio. O che vuol dire che siete pronti? Aspettiamo la risposta. Sentite che intanto chiacchierano, parlano, sono favolosi. È pronto! Allora andiamo a vedere. Vai. You got a shiver in the dark, it's raining in the pub of meantime. Son of the river yourself and you hold everything. A man is lying in Dixie, double full time. You hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Cutting a ray, cutting a screw down.
pieces. Her body all silhouettes at sun. Where you down so? Where you down so? Lot of time. You check your guitar tune, hit on all the chords. On the street, Karimi doesn't want to make it crazy. Yes, I know guitar is all he can afford. But he has so fond of lies, the way to speak. Doesn't mind if it doesn't make the scene. He's got all the time, Joe, and he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Ben ritrovati, li avete sentiti? Siamo in compagnia degli Italian Dire Straits, ben ritrovati. Grazie, li abbiamo grazie. Anche sentiti suonare, per cui adesso okay. Anche la gente a casa può pensare, può dire come siete. Perché pensare davvero... di venire ai nostri concerti. Bravi. Chi già non ci conosce. Dovete andare a sentirli live, perché condivido che è sempre la cosa più bella. Anche tu devi venire. Lo so, ragazzi. Qua. A Bergamo, magari. Voi venite, la prossima volta che venite a Bergamo vengo in di ottobre sicuro. Lo disso. Ah beh, allora sì, no, allora sì, me la segno e poi vengo di sicuro. A Bergamo non c'è problema, il mio problema è ogni volta la trasferta qua a Milano, perché il mio problema è che lavorando tutto il giorno io poi la sera vado a casa e non ce la faccio a fermarmi. L'ho promesso anche a Blues House un sacco di volte e poi alla fine non sono mai andata. È così, ragazzi. Difficile. Infatti ammiro la gente come voi che comunque pronti via per una passione forte siete disposti davvero a mettervi in gioco, a fare, perché davvero in quanto a tempo, le serate che andate a fare, insomma immagino sia davvero un bel impegno, no? Il lavoro, incastro, si scappa, si fa, famiglia, bravi. Lavoro. La famiglia, insomma, peraltro, è una serie anche di incastri. Famiglia che però segue per forza, no? Non sempre. Non come per non forza. Siamo anche lontano. Quello è vero, diventa un po' difficile. Le trasferte lontane di solito la famiglia non segue. Quello è vero, diventerebbe un po' difficile, però dai, sono gran bravi. Di solito la famiglia è un bel sostegno che si ha alle spalle, quindi di solito sono gran bravi. E poi devo dirlo, in realtà, proprio per il discorso famiglia, loro sono i titolari, nel senso che Gianluca che ha comunque un sostituto, che è il nostro... Giovanni Crocè. Anche Penzo, il nostro sassofonista, ha un suo sostituto. Ci dici nel caso in cui al massimo almeno c'è il sostituto e non siete poi così. No, ci tenevo a citare Giovanni Crocè, che se il nome al momento non mi veniva. Perché si è impegnato davvero tanto per poter sostituire Gianluca, che è un tastierista eccezionale. Bello. È il nostro maestro diplomato al conservatorio quasi, gli mancava un anno, giusto? Mancava sì, un paio d'anni e... Vabbè, dai, fa niente. Dai. Ma tra l'altro anche questa cosa del coro, giusto? Tu sei anche quello del coro. Lui è... Sì, noi siamo, io e Marco, che è il bassista, noi siamo le voci, back vocals. Che mi sa di una cosa difficilissima. Suonare e cantare? Sì. Cioè devi sdoppiare il cervello, come fai? Non lo dico perché è un segreto, sì, perché sennò sono molto bravo alla concorrenza. Sono molto bravi, ce la fanno. Allora, niente, va benissimo. Intanto vedo un video ok, anche un te che non sappiamo cosa possa voler dire. Però se il video è a posto, io guarderei quasi ancora un pochettino. Vediamo, sì. Di ciò che fate. Certo. I choose. Yeah, sing about a sixth place, sing about a switch track. And the turn to tattoo, and I'll be riding on a cold stream. While the cold sea screams loud, and I don't know where I'll be tonight. But I hold you, sell you what I am. In a screaming ring of faces, I see them standing in the light.
She had a ticket for the race, yeah. Just like me, she was a victim of the night. Half a million of the living. So let you rock and let you roll. How I'm on the mind, man, the fever. There was an arrow through my heart and my soul. And the beam will keep on turning. Neon burning, half a bottle. And I just saw your underwear. Come on and take your lower ride. Let me care. Not a tunnel of love. Yeah, love, love. It's just a danger, danger. When you're riding at your wrist. She said you're a perfect stranger. And she said, baby, just give it a taste. It's just a cakewalk. See, maybe, yes, if I can say. Hey, mister, give me two now. Cause I need to complain. And the beat will keep on turning. Neon burning, half a bottle. And I just saw you on the world. Come on and take your love, let me go. All the time of love. Invito ad andare ad ascoltarli, lo ripeto, live. Sì. Ci dicono peraltro che c'è una telefonata. Buongiorno! Pronto? Sparito. Buongiorno! Buongiorno! Sei in diretta! Chi sei? Ciao! Stefano! Stefano, sei Stefano Blues House! Blues House! Ma buongiorno! Come va? Ciao Stefano! Carissimo! Ciao, ciao ragazzi! Tutto bene, tutto bene! Ti salutano, ci stavano, mi stavano prima raccontando che, sono, che vengono spesso da voi al Blues House! Sì, 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 sono ormai di casa, sono bassista! Vedi, vedi, vedi! Non c'è il bassista oggi, non Stefano! C'è. Qua col lavoro bisogna andare sempre un po' in castro, vabbè! Come va al Blues House? Bene, bene, dai. Ogni tanto mi fa disperare, ma... Devi resistere, lo so che immagino che non sia semplicissimo. Anche per loro organizzare non deve essere proprio una cosa da poco, vero Stefano? Ogni tanto poi c'è qualche difficoltà e quindi l'imprevisto all'ultimo minuto... Oggi ti hanno cancellato una data. Aia, ti hanno cancellato all'ultimo, non ci siamo, il gruppo punito, non ci siamo, non ci siamo. No, ho avuto problemi di salute con loro. Ah, vabbè, allora dai, che ci vuoi fare? Però vedi, si scoprono, per me è interessante sentire questo, perché scopri anche dietro le quinte di qualcosa che sei abituato a vedere e dai quasi per scontato. Non è semplice gestire un posto come il Blues House, veramente bisogna avere una bella pazienza e grande capacità d'organizzazione. Quindi bravo Stefano, anche i tuoi cari fratelli che sono gran bravi anche loro. Sì, no, ma io sono più bravo. Dai, infatti. Mi raccomando, tiri duro e resisti, malgrado eventuali bidoni, ma così è, cosa ci vuoi fare? Siamo in due, perché capita anche a me. Le chiedono se... Ti manchiamo. Ti mancano? Spero di no. Guarda, ma si mancano tantissimo, tra lui e... si manca di tutti. Anche tu. Beh, potresti andare no, a coprire no, quei ragazzi mi sento spesso, loro sono in gamba, sono molto professionali, sono bravi. Meritano di essere visti, veramente. Bello, dai, dai. Grazie Stefano per aver chiamato. Un saluto a tutti. Grazie, ciao Stefano. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. Bello, mi piace Stefano, ci segue sempre con tanto entusiasmo, bello. E tra l'altro lui ci parla spesso davvero di questo mondo che è legato alle band, che è un mondo spesso davvero molto difficile. Infatti mi piace sempre un po' parlare con le persone che ho davanti per capire come vengono affrontate le tante difficoltà, perché i muri in faccia capitano, le porte in faccia capitano spesso. No, devo dire che noi collocare nel vostro problemi caso va. Non abbiamo mai avuto, anzi. Già questo è una gran cosa. Abbiamo sfondato le porte, ripeto, tipo Blue Note, tipo un locale dove suoniamo in Belgio che si chiama Spirito 666, dove suonano anche lì professionisti tipo, ditemelo voi che siete esperti, Stilio che del Toto, com'è l'estero? Come suona l'estero? È stato bello proprio con lo Spirito 666 perché lui ci ha chiamati perché ha visto un video come l'hai visto tu e gli è abbastanza piaciuto. Poi quando siamo arrivati era molto dubbioso perché lui ha scoperto dopo che la voce, cioè il cantante era separato da chitarra solista, perché in realtà Mark Knopfler cantava e suonava. E questa dicotomia nel tributo l'ha vissuta negativamente e allora si è irrigidito.
E quando siamo arrivati ci ha trattati abbastanza male, devo dire. Era molto scettico. Ha fatto fatica a salutarci. Cavolo. Finito il concerto, era entusiasta, aperto l'agenda, ci ha dato subito la data e andiamo i primi di aprile a risuonare da lui. Bello, no, dai. Beh, è bello che si possano ricredere, è già una cosa importante. Sì. Quindi con i locali devo dire problemi mai, assolutamente, anzi piacciamo sempre molto. Abbiamo a volte dei problemi tra di noi, perché quello ci sta. Siamo tutti, chiaramente amiamo tutti stare sul palco, visto che vogliamo essere tutti un po' prime donne, credo, perché se no non staremo sui palchi. Fa un po' parte poi, secondo me. Siamo tutti un po' permalosi. Siamo tutti un po' permalosi. Beh, un po' credo che sia normale in questo mestiere. E quindi ogni tanto bisogna fare un passo indietro e ascoltare gli altri. È giusto, mi sembra un'ottima cosa sempre. Assolutamente sì. Mi piace gli altri che ti guardano un po' così, sì. Ma boh, non lo so. Beh, gli altri tanto non sono comunque prime donne, perciò noi per definizione siamo un passo siamo indietro. Primi uomini, siamo per quello primi che già uomini. Siete seduti, vedi loro subito, se sono sì, seduti dietro. Abbiamo mantenuto una posizione che è quella nostra standard. Cioè sapete, un pochino più dietro. Una volta tanto sto davanti io, invece che sono sempre dietro alle mie tastiere. Quindi. Vabbè, ma perché tu hai tanto. Sì, di solito Alfredo e Marco che non ci sono. Di solito è quello in pole position, vedi bene che non ci sono. Dalla sua vista di Marco e poi loro dietro. Gli strumenti a corda stanno davanti. Esatto. Gli altri che tengono in piedi. Bravo, stavo per dirlo, perché tengono in piedi, lì si sente. Diciamo la base ritmica. Bello, no, mi sembrate molto entusiasti e sono sicura che poi sarà un bel progetto. Alla fin fine, se ci si pensa, è giusto un annetto e mezzo che suonate insieme, per cui è davvero già avete fatto tantissimo in così poco tempo. Staremo a vedere che cosa farete, insomma. Dicevi, comunque ci sono sempre nuovi pezzi. No, ma poi oltretutto anche i locali dove suoniamo continuano a essere sempre più grandi. Per esempio a Roma. Siete voi che portate bene o? No, nel senso che ci chiamano locali sempre più grandi. Per esempio a Roma non avevamo mai suonato. Abbiamo suonato la settimana scorsa in un teatro da 300 posti nel cuore di Roma e c'era un grosso locale che si chiama Crossroads a Roma da 700 persone. Dove peraltro lo scorso maggio hanno suonato tre membri di Dire Straits originali. Hanno suonato un sassofonista, il bassista e il tastierista di Dire Straits. Che bello. E un anno dopo riusciamo a tornare noi nello stesso locale, peraltro un sabato, locale che ripeto fino a qualche mese fa non ci considerava, quindi c'è una continua anche avanzamento nell'importanza dei luoghi dove suoniamo. Sì, questa è una sfida da parte nostra, perché un anno dopo riproporsi al posto dei vestiti originali vedremo, dobbiamo mettercela tutta. Ma non vi piacerebbe conoscere gli originali? Magari sono gli originali che vogliono conoscere noi. Bello, mi piace. Chissà, infatti, ci farete sapere, perché capiterà, dai, vedrai che un bel giorno capiterà anche questo. Sai che la cosa strana è che i Dire Straits sono molti più fan di quelli che uno poteva immaginare, perché sono più silenziosi. Sì, è vero. Non so, la Tribute di Ligabue piuttosto che si sa. Invece qui c'è un numero di fan molto maggiore di quello che uno si aspetta. È vero. Però sono meno visibili, ma vengono ai concerti. Sì, è vero, forse. E quindi abbiamo un pubblico molto ampio, molto variegato. I Dire Straits, è vero, sono quelli che tu hai ascoltato per tanto e poi ci dicono. Beh, è bellissimo che ci sia questa partecipazione. Come dicevo prima, davvero i fan, parenti, amici, ma poi quelli che arrivano dopo. No, ma è bellissimo, davvero. È bellissimo. Beh, però dai, lo zoccolo duro dei parenti e amici è sempre favoloso, va sempre riconoscimento, sempre. Sì, e poi tutti quelli che arrivano dopo, che dimostrano che comunque piace. Bella l'idea, ovviamente, su Facebook. Terrete, voi siete di quelli Facebook? Sì, abbiamo 5.000 amici che sono già non pochissimi. Ovviamente, questo è. So che il mezzo alla fine è più veloce per tenersi aggiornati. È un motore eccezionale. È vero. Funziona sempre. Va. Quindi tenetevi sempre aggiornati. Lo avete sentito, le date sono davvero tantissime. Andate su internet, c'è il sito, insomma, c'è tutto quanto. Sì, per ricordarsi per il nome, poi è semplice, perché Dire Straits con Italia andavanti. Peraltro, nella scelta del nome, che all'inizio era stato criticato dagli altri componenti del gruppo, sono partito dal tributo più importante al mondo, che è? Qual è? Io non che lo sono so. Gli Australian Pink Floyd, sono il tributo al mondo più importante, suonano addirittura negli stadi. Ma dai! Hanno suonato anche al cospetto di membri di Pink Floyd. E quindi Australian Pink Floyd, facciamo in Italia andare a Straits. Giusto, perché mi sembra l'ideale, è chiaro, e poi ce lo si ricorda, quindi funziona. Grazie davvero per essere stati qui con noi, in bocca al lupo per tutto, ci terremo aggiornati. Pubblicità e poi, come tutti i venerdì lo sapete, appuntamento con il nostro personal trainer. A tra poco!